Bella a tutti ragazzi, oggi parleremo del Napoli che vince 7-1 contro il Torino. Una partita bellissima. Ora l'andremo a vedere. Alziamo un po'. Gentili amiche ed amici sportivi, ben ritrovati con lo spettacolo della Serie A Team. In campo Napoli e Torino in questo pomeriggio, con il Napoli desideroso di rientrare prepotentemente nella corsa al secondo posto e il Torino chiamato a riscattare la sconfitta nel derby. Fischiadoveri, è iniziato il primo tempo. Calcio d'angolo dunque per il Napoli, Gulam per Callejon, palla bassa, la palla in rete. Il settimo in campionato per il Belga e al tredicesimo minuto Napoli 1, Torino 0. Riferimento di Gulam, attenzione, il calcio di rigore. E Mertens ed è calcio di rigore per il Napoli. Va Mertens con il destro e la palla. Con il numero gol per il Napoli, con il numero 14 e Tris. Mertens. Callejon con il destro, Hart, Insigne, ancora Mertens, il salvataggio, Mertens, 3-0, 3-0, tripletta di Dries Mertens, siamo solamente al 22esimo minuto. Gara pazzesca del giocatore belga, ma soprattutto difesa del Torino sconcertante. È iniziato il secondo tempo. Gioca il Torino, tiene palla Ljajic. Jaco Falke, Benassi, vince il rimpallo, Belotti! Riduce le distanze il Torino al 57esimo minuto, ha segnato Belotti. E il 12esimo gol in questo campionato per il centravanti Granata. L'accelerazione di Mertens. Mertens prova ad accelerare ancora Mertens, Callejon, Mertens, Kirikesh, 4-1. Gol per il Napoli! 4-1. Vlad! Kirikesh! Stabilisce le distanze. Contropiede implacabile con il 27enne romeno che segna il secondo gol in questo campionato. Va con il destro, Ljajic, soluzione di Ljajic, e ancora la palla in rete. Il gol del 4-2 di Rossettini. Ha segnato Rossettini con una distrazione abbastanza banale da parte di Pepe Reina. Però non sarebbe un po' carica sul portiere. Callejon. Sto parlando con lui. Mertens. Si gira. Mertens il pallone. Che colasso! Clamoroso questo gol. Sì, gol per il Napoli. Il gol del 5-2. Tutti fermi. 14. Falke e l'acrobazia. Arriva il fischio dell'arbitro. Calcio di rigore a questo punto per il Torino. Sì. Contro Reina, sfida tutta spagnola. Va con il sinistro Iago Falke ed il gol del 5-3. Ancora una volta riduce lo svantaggio il Torino con il gol numero 8 di Iago Falke in questo campionato. A posto così finisce con la vittoria 5-3 del Napoli sul Torino a questa 17esima giornata della Serie A Team.